Oggigiorno ultra felice perché dopo circa 2 mesi e mezzo di inattività si ritorna in bici da questo posto. Il fermo è stato causato da un piccolo problema risolto, ma oggi godiamoci questa uscita. Oggi esco per la prima volta con un e-bike per questi seguenti motivi. Primo, è 2 mesi e mezzo che non vado in bici. Secondo, faccio un bel giro. Quindi senza allenamento o avendo perso qualcosa mi faccio un bel giro con un local. Terzo, non mi sono portato le bici, quindi senza bici. Sono portato tutto per noleggiare la bici qui, però ho visto che le bici erano proprio entry level e avevo paura di spaccare qualcosa, quindi mi sono preso questa full. Andiamo a incontrare Lele. Pesantissima ovviamente rispetto alla mia, è un cancello, però accendendo il motore cambierà tutto. Però adesso motore spento, così vedo un attimo cosa succede alla gamba. Allora Lele è arrivato e mi ha anche portato qua in cima in un posto spettacolare. Lui è lì. Grillarine. Ecco cos'è qua praticamente. Grillarine, questa è tutta la vallata d'Impero, che è la vallata sopra Imperia. Là, quel monte lassù con le antenne, se ti gira ancora lo vedi, Sì, è Faudo, che è il monte più alto di Imperia. E questo, se, non so se lo vedi dalla posizione in cui sei, che c'è la croce, è Pizzo Devinio, ok. Ah, ok. che è un altro bel raggiungimento per fare in Cavolo. bici e scendere su questa cresta qua, Ah, ho molto visto bello. forse il sentiero dalla cartina. E niente, là c'è il mare, si vede poco. Qua l'Imperia, e qua poi quando ci spostiamo sul crinale vediamo Diano Marina, San Bartolomeo, il Golfo di Anese. Ok. Cavolo, bel giro, per adesso la salita è stata piacevole con la grande spiegazione di Lele Ferrero. Ferrero. Ferrero, giusto, ok. Lui è un grande sportivo, anche lui, ex motociclista enduro e grande biker. Adesso mi farà da guida in questo spettacolo di posto e scendiamo verso il mare o Diana Marina. verso Diano Marino, ok. Dopo anni io ho seguito un gruppo fittizio, perché era un gruppo di WhatsApp che si chiamava Pash Trail Builder, dove andavamo, ci sentivamo su questo gruppo, chi poteva quando andavamo veniva a dare una mano. E niente, però tutto a spese nostre, tutto di nascosto, e a Pash era proprio anche quello, perché una volta è passato un amico in bicicletta, noi eravamo lì che zappavamo su un sentiero, abbiamo buttato via tutto perché abbiamo sentito dei rumori pensando che fosse la forestale. E poi lui si è fermato, ci ha visto che sapeva che eravamo lì, e ha detto: minchia, sembrate gli Apache sul crinale. Allora E da quindi lì da lì è è nato anche tutto nata la. Apache Trail Builder, e lo facevamo in proprio di nascosto a spese nostre, perché per passione. E poi negli anni è uscita questa cosa col Covid, purtroppo dal Covid si è un po' aperta la mentalità, e i comuni ci hanno chiesto di andare, cioè sapevano anche se Sì, facevamo le sì, cose di sì, sì. nascosto chi Sì. eravamo, ci hanno chiesto se trovavano dei contributi, se andavamo Ma poi comunque porta anche, cioè questa cosa qua porta anche turismo, turismo, certo. cavolo, è certo. Per quello. Allora, con gli introiti della tassa di soggiorno degli albergatori, sono riusciti a trovare un contributo. A differenza di prima, che non avevamo niente, è molto consistente, che ci permette di pagare chi viene a lavorare Cavolo. e poter Sì, continuare a che pulire. Abbiamo fatto, spettacolo. e ci occupiamo anche del trekking, di Ah. conseguenza abbiamo aperto dei sentieri trekking che non c'erano, per non farci gli stessi sentieri, Sì, abbiamo aperto altri cavolo. e segnalati tutti E con dei certo, cartelli. perché da discesa in mountain bike il trekking va con È va un po' uno. pericoloso, sì. È un casino mettere in, come si chiama? In ordine In tutto, ordine sì. queste due cose qua, sì, infatti. In tutte le cose nuove c'è un periodo di polemica, poi dopo Sì, si certo. assesta tutto, bisogna Sì. trovare il compromesso. Spenta.
Infatti dicevo, com'è silenziosa sta bici, era spento. Allora, qua da noi c'è un po' il terreno roccioso, pietroso, sì. Pietre smosse, rocce un pochettino. Allora adesso qua va bene, poi incominciamo a scendere e comincia ad essere un pochettino incasinato con degli scalini piuttosto alti, ma penso che tu a livello tecnico. Sì, vediamo, sì, sì, sì. Andiamo piano, sì, non sì, dura sì. Tanto, è solo il pezzo okay. finale di questo crinale, poi andiamo su un altro crinale che un po' più si vede un po' di più e c'è un pochettino più flow, un pochettino okay. da single track. Qua okay. diciamo sembra un po' da downhill, ma okay. è una cosa okay. tantissima. Sempre flow così o c'è un passaggio con una roccia ma fattibile okay, come tipo questi qua più bello diciamo meno ah, diciamo, meno cattivo meno cioè, meno, okay. è più tecnico ma praticamente è una discesa sì ok proviamo. Allora andavamo a correre in Piemonte dove appunto c'è la terra rossa, appoggi naturali, proprio in sottobosco, bellissimi, eccetera, molto veloci, no? E noi non essendoci abituati eravamo un attimino un pochettino più chiusi, no? E ci passavano gente fortissima sempre, no? Poi quando venivano anche loro giù a fare il campionato ligure, vedevi il contrario, capito? Perché loro non, su un terreno del genere non essendoci abituati, poi non parliamo se pioveva o no, cavolo, se sì, piove, sì, piove è abbastanza impegnativo. Però anche con l'asciutto li vedevi proprio gente forte che da su ti passava qua a avere più difficoltà. Allora cavolo. Il divertimento era sì. E c'era, era bello perché si bilanciavano un po' anchettino dei risultati, no? Sì, loro sì, certo. Su facevano loro e qua facevamo noi. Una giunta che abbiamo fatto.
Wow! Questo è il quadro di Ilario, che praticamente è un nostro vecchio amico, uno dei primi maestri di mountain bike del Golfo, che praticamente aveva messo questo, lui amava Diano Marina in modo particolare, e aveva fatto questa cornice di un altro dove inquadrava tutta Diano, no? Ed era diventata un posto di ristoro in questo circuito, dove avevamo fatto anche una panchina che davanti alla cornice che ti guardavi Diano. Cavolo. Il problema è che poi quella terra lì è stata comprata da un privato, allora abbiamo spostato, l'abbiamo messa qua, sempre che inquadrasse Diano Marina, la sua Diano Marina. Abbiamo fatto incidere noi sotto il quadro più bello di Ilario, e niente, e la gente è qua, si fa una foto, se me la mandano, io ho fatto una pagina su Facebook di quadro di Ilario, li metto tutti lì, ci sono gente che corre sui sentieri, che fa trekking, che viene qua, si fa la foto, me la manda. Che spettacolo! Mi fai la foto tu? Faccio la foto io. Perfetto. Un consiglio su questo sentiero, perché tra l'altro c'è, fai attenzione sull'erba come qua. Sì. Ai lati, perché ci potrebbero essere degli scogli che segnano la mulattiera. Ah, da non agganciare. Ah, ok. Cerca sempre di guardare bene per terra. Ok, sì, infatti mi sono accorto adesso di darti un po' di metri perché che non conoscendolo, poi sì, ti ero troppo vicino adesso. Ah, eccolo! Sì, vabbè. Sì, quello che mi fa paura non è... Questi sono i cartelli nostri, che praticamente indicano, come vedi, San Rocco dalla parte opposta degli altri, perché devi andare in là. Poi c'è la Joker, la Superfly, che è piena di salti importanti, la Chicken, che è praticamente l'alternativa facile delle antenne, e le antenne dove c'è Saltone Blu e quant'altro. Noi adesso andremo a Saltone Blu, okay, facendo un pezzo di antenne o di Chicken, sì, dopo, vediamo, okay, e poi usciamo, facciamo... proseguo, ok, grandissima spiegazione. Il posto degno della location. Ok, quindi andiamo a vedere questo salto nel blu. Bella, che bello, cavolo. Bellissimo. Questo è, vedi, le antenne sono qua. Questa è la Superfly, e penso che il nome tu capisca perché l'abbiamo chiamato in questa maniera. Sì. Sotto c'è altrettanta roba del genere. E
quello che era un pochino più spaziale. Questa è la chicken, che è la new chicken, perché la chicken vecchia è quella di che abbiamo fatto noi adesso che abbiamo lasciato al trekking. Abbiamo fatto un'altra new chicken che scende di qua, andiamo fino a giù di qua che arriviamo al salto nel blu e poi ritorniamo. Bella! Non è niente, è uno dei salti più facili che ci sia nel golfo, però c'è questa nomea per, per lo scenario, per il non vedere dove vai a trovare. In più ci abbiamo fatto le panchine per chi sosta qua guarda due salti. Certo che la sera, cioè tu vieni qui dopo il lavoro, ma chi ti ammazza? Qua vedi, si vede la Corsica, no? A volte sì. Si vede anche la Toscana. Vedi che forse è un Sì, perché là io l'altro giorno vedevo, quando c'era quella giornata di vento in lontananza qualcosa, non so se era la punta della Corsica o... Si vede addirittura a volte anche... Sardegna, dicono, ma... No, Sardegna forse... Ma da qua in alto, forse sì, da sotto è impossibile. Però sì, magari... La Corsica si vede molto spesso. Guarda, io non ho mai dato il valore al posto dove abito, anzi mi stava stretto, volevo andare a Milano, a Londra, perché mi stava stretto. Sono andato a fare la naia a Ghedi, sai che mi mancava proprio il mare, mattina di aprire la finestra a vedere il mare. Io ho capito che cosa abbiamo. Giusto per non farmi male alla fine. Ma come ti dicevo, questo qua io adesso ho preso paura perché non sapevo, magari durava 100 metri. Certo. Allora 100 metri così io non li faccio. Certo. Se sapevo adesso a rifarlo, magari te lo rifaccio anche. Sì, ma quando ho queste cose qua, vabbè, alle prime mi conviene sempre, se non sono sicuro, piuttosto che provarci, scendere. Anche quando mi capiterà. Anche ai ragazzi glielo dico sempre, se siete incerti scendete a piedi, non preoccupatevi se vi prendo in giro, che non vi prendo, se ci sono io non vi prendo in giro gli altri eccetera, perché è meglio evitare di un'insicurezza farla diventare Sì, no, bravo. Io in gara queste cose qua scendo, me le faccio di corsa, risalgo, riparto, anche perché sei stanco, a tuono, così ti ribalti per spaccarti. Per cosa poi? E questo invece, triangolino azzurro, è uno dei segni di riconoscimento nel trekking che abbiamo fatto noi, dei percorsi per il trekking, che abbiamo fatto tutti degli anelli, che dal mare di 2 ore, 1 ora e mezza, proprio per i turisti, per fare giri in tutto il golfo. Capito. Arrivavamo qua, è capitato una volta in particolare con dei ragazzi di Bergamo e siamo partiti con la pioggia e abbiamo detto guardate, sconsigliato andare oggi, mi dispiace che siete venuti giù, che però è veramente brutto, piove, c'è viscido da noi, ci sono le rocce, le pietre smosse eccetera.
Questi mi hanno guardato, erano in 6 o 7, mi hanno guardato e mi hanno detto: oh, sono partiti da Bergamo con la neve a 20 cm, chi se ne frega. Andiamo. Sono arrivati qua, a parte le urla di divertimento a scendere che facevano, sì, era un gruppo forte, si divertivano a male, il salto nel blu, non ti dico. Cioè, arriviamo qua, buttato le bici in terra, pioveva di rotto, si sono fatti la foto in linea qua, facci la foto ancora. In questo posto qua, dopo 2 mesi di fermo, con Lele Ferrero, un grande, mi ha fatto fare tutto il giro del golfo, adesso vi lascio in descrizione tutto su di lui e se dovesse capitarvi venite qui perché è un paradiso, proprio una palestra per l'enduro e per la mountain bike in generale. Ciao, grazie Lele, alla prossima. Grazie.